Allora, facciamo un paio di integrali con i residui. Allora, cominciamo. Allora, facciamo l'integrale tra meno infinito e più infinito di meno 3x fratto x quadro più 1 e x quadro più 2x più 2. In realtà questo integrale si fa facilmente anche se lo volessimo fare con analisi 1, come faremmo? Questo è facile. In analisi 1 metti x quadro, sì, però c'è 2x qua. Meglio farlo con analisi 1 adesso. Perché se ci fosse stato qua non ci fosse stato 2x, mettevi x quadro uguale a t e ti diventava il secondo grado. Comunque lo possiamo fare con Hermite, non è difficile da fare, un po' lungo. Vediamo se con analisi complessa ci viene più veloce. Allora, qual è la funzione che dobbiamo usare? Allora, la funzione f di z è uguale a meno 3z. Qua è facile, fratto z alla 4 più 1 e z alla 4 più 2 z più 2. Dove la andiamo a integrare? Ma potete integrarla benissimo su un dominio di questo tipo, cioè un cammino di questo tipo da meno a r fino a r e poi integrate lungo la semplice circonferenza di raggio r che riporta dal punto meno r, dal punto r fino al punto meno r. Cosa abbiamo? X, cosa abbiamo? Allora, quindi questo è il cammino, lo chiamiamo gamma r. Quindi quando io vado a integrare lungo gamma r di f di z in dz lungo il cammino gamma r, questo a che cosa è uguale? Da una parte possiamo impostare l'integrale, questo è uguale all'integrale tra meno r ed r di meno 3x fratto x quadro più 1 e x quadrato più 2x più 2 di x più l'integrale su chiamiamola dcr di u orientato positivamente, perché questo lo stiamo percorrendo positivamente, e in realtà dovremmo dire questo più potrebbe indicare la semicirconferenza che sta in alto, però poi va anche specificato che stiamo percorrendo positivamente. Vabbè, io vi dico sinteticamente con dc più r questo integrale con questo pezzetto qua di f di 0 di 0. Ma d'altro canto questo deve essere uguale a 2 pi greco i per la somma dei residui di f nei punti zh e h va da, adesso vediamo chi è questa funzione, come è fatta. Questa funzione ha dei poli semplici, ha due poli semplici, uno in i, uno in meno i, no? E questa qua, e qua abbiamo dei poli semplici, abbiamo
z più 1 al quadrato più 1 uguale a 0, quindi in meno 1 più i e meno 1 meno i, ho fatto bene tutti, no? Ok. Perché questo è uguale a più o meno i, portando all'altra parte più 1, quindi meno 1 più i e meno 1 meno i. Quindi c'ha 4 voli semplici. Quindi i poli che stanno contenuti nel nostro, diciamo, questo è Z1 e questo è Z2, quindi Z1 è uguale a I, Z2 uguale a meno 1 più I, otteniamo questo. Adesso, cosa succede per R che tende a 0? Allora, per R che tende, a infinito. Per R che tende a infinito, questa integrale è sicuramente la funzione è sommabile, che questa funzione non ha problemi di denominatore, ha all'infinito va come 1 su x cubo, come una costante su x cubo, quindi è chiaramente sommabile, quindi non ci sono problemi per quanto riguarda la convergenza di questo per R che tende a infinito a quello. Questo tende a 0, perché tende a 0? Lemma del piccolo e del grande cerchio, perché? Perché la funzione qua è molto facile, perché la funzione va come 1 sul modulo di z cubo, con una costante sul modulo di z cubo, la lunghezza è va come 1 sul r cubo, la lunghezza con la quale la integro è proporzionale a r. Quindi quando vado a sostituire semplicemente maggiorando col massimo della funzione per la lunghezza dell'integrale, questo pezzo tende a 0. Per R che tende a infinito tende a 0. Quindi questo tende a questo, e quindi cosa mi rimane quando passo dal limite per R che tende a più infinito? Mi rimane che questo integrale è uguale a questo numero. Quindi per calcolare l'integrale mi basta calcolare la somma dei residui e andare allora. Allora, andiamo quindi a calcolare il residuo di F nel punto I. Allora, Z4 più 1 è uguale a Z meno I per Z più 1, ok? Mentre Z4 più 2Z più 2 è uguale a Z meno 1 meno I più 1 meno I per z più 1 più i. Se preferite fate questo è a meno b per a più b, fate il quadrato di questo fa z più 1 quadro meno il quadrato di questo che fa meno 1 viene più 1, quindi infatti questo è il quadrato di z più 1 più 1. Funziona. Adesso quindi se voglio calcolare il residuo di f in i, qua quanto mi viene? Mi viene il limite per z che tende a i di quindi ho meno 3z sopra, poi qua dovrei moltiplicare per z meno i e sotto, quindi ho z meno i per z più i e qua ho z quadro di 2z più 2. Allora questo lo semplifico, quindi mi viene meno 3
fratto 2i che moltiplica i al quadrato fa meno 1, quindi qua è meno 1 più 2 fa 1 più 2i. Ok? Quindi meno 3 fratto meno 3 e mezzi per 1 fratto 1 più 2. Andiamo a calcolare qua sotto il residuo di f nel punto 1 più i meno 1 più i. Che è quello che sta all'interno della zona circondata dal mio cammino. Questo è il limite per z che tende a meno 1 più i. Qua ci avete sempre meno 3z che moltiplica z più 1 meno i. Ora, qua z quadro più 1 non lo vado a sviluppare, che non serve. Qui invece scrivo z più 1 meno i per z più 1. Quindi semplifico e quindi qua mi viene meno 3 che moltiplica meno 1 meno i fratto. Allora, quando faccio z quadro, il quadrato di questo più il quadrato di questo se ne va, quindi mi rimane meno 2i che moltiplica avevamo detto quello è meno 1 più i. Meno 1 più 1 se ne va, i più i fa 2i. Quindi questo cambiamo segno, i, quindi qua mi viene 3 quarti per 1 più i. Vediamo un po'. Conti. Okay. La parentesi dovrebbe essere 1 meno i, che sarà meno 1 più i. Era meno 1, no, tra parentesi, era meno, sì, 1 meno i, meno 1 più i, quindi 1 meno i. L'altro lo semplifichiamo. Oh, questo meno ho semplificato le due i, il 4 e 4 per 1 meno. Ora andiamo a razionalizzare questo, quindi qua ho meno 3 che moltiplica 1 meno 2 i fratto, qua mi viene 10. Allora, vediamo, c'è qualche cosa che si può fare. No, perché il se motivo per 1 meno 2i qua mi viene modulo uguale, mi fa 5. Ok? Però vediamo se ho fatto bene sotto. Se da 4
4 più 1. E vediamo se ho fatto bene qua. Perché allora la z era i, quindi 2 meno 1 fa 1, 2i, 2i. Allora vediamo un po', andiamo a fare la somma di questi due residui. Allora qual è il problema? Che non se ne va, allora qua se ne deve andare la parte reale sicuro, perciò sono sicuro che non sta fatto bene. Perché se quando io vado a moltiplicare il doppio greco i, qua mi deve venire un numero reale, quindi deve rimanere solo la parte immaginaria. Allora però se vado, facciamo i conti sulla parte immaginaria, meno 3 quarti i più 6 decimi che sono 3 quinti i, questo fa 20esimi, 5 meno 4 fa 1, 3 ventesimi e mi viene questo col meno e mi viene moltiplicato per 2π greco i, mi fa 3π greco decimi e non mi trovo perché deve fare 3π greco quinti. Allora andiamo a ricalcolare bene. Allora, questo qua è corretto, questo qua pure. Allora, meno 3z, z meno i, z più i, e qua il limite lo sto facendo in i, perché io voglio calcolare questo nel punto di i. Meno 3i, i più i fa 2i, 1 più 2i. Se moltiplico per 1 meno 2i, viene così. Ok? Allora facciamo il residuo di f in meno 1 più i, meno 3z, z4 più 1 lo lascio stare. Ah, ecco, potevo sbagliare. Quando faccio questo qua di sotto, allora qua abbiamo meno 3, cerchiamo di farlo in maniera più compatta, uguale a meno 3. Allora qua per fortuna in ogni caso tu te ne accorgi se sbagli, perché te ne accorgi? Non se ne va la parte immaginaria, questo è un integrale di una funzione reale e il numero deve essere un numero reale, quindi qua diciamo in qualche modo c'è un controllo insito. Nel fatto, se fai qualche errore, se non ti viene, siccome quello ti viene comunque un numero complesso, ma uno dei due coefficienti deve fare 0, in questo caso non fa 0, quindi ti accorgi che l'hai fatto male. Quindi qua abbiamo meno 3 per meno 1 più i fratto, ecco, ho sbagliato qui. Quando faccio il quadrato di meno 1 più i fa meno 2i, però poi mi sono dimenticato il 1 qua, quindi qua è 1 meno 2i, mentre invece qua meno 1 più i, qua è 2i, quindi adesso qui abbiamo 3 che moltiplica 1 meno i fratto 2i che moltiplica 1 meno 2i. Allora, questo di sopra lo scrivo qua, poi questo di sotto lo scrivo ancora più sopra, quindi questo di sopra è meno 3 decimi per 1 meno 2i. Razionalizza. Quest'altro è 3 fratto 2i, qui
5, perché faccio 1 meno 2i per 1 più 2i, e qua sopra c'è 1 meno i per 1 più 2i. Questo qua è quell'altro, questo qua di sotto. E quindi qua mi viene 10i, 3, e poi devo fare questo prodotto. 1 più 2, perché meno per meno fa più, fa 3, poi meno 2i, meno i più 2i fa più i. Quindi vediamo un po', quindi aspettate un attimo qua. Uno meno i per uno più due i, neanche, ok, sì, allora questo fa, moltiplicando per meno i sopra e sotto, questo fa, sotto viene 10 e sotto, sopra moltiplicando per meno i viene 3, che moltiplica 1 meno 3i. Ok, adesso quando arrivate a sommare 3 decimi e meno 3 decimi se ne va, quindi qua mi viene 2 pi greco i per, allora 1 è 3 decimi per 1 meno 3i e l'altro è meno 3 decimi per 1 meno 2i. Ok, allora effettivamente qua 3 decimi meno 3 decimi va via, poi abbiamo meno 9 decimi più 6 decimi, questo fa meno 3 decimi i che moltiplica 2 pi greco i. Adesso i per i per meno 1 fa 1, e quindi qua fa 3 pi greco, quindi, che effettivamente me l'avevo segnato per essere sicuro di fare bene, è il risultato. Qua ci avete i per i per meno 1 fa 1, poi 2 semplificato con 10. Questo è un integrale proprio semplice. Facciamone uno un po' più complicato. Andiamo a fare l'integrale da meno infinito a più infinito di x più 1 per cosen x più sen x fratto x quadro più 4x più 5 in dx. Allora, questo è un po' più meno. Innanzitutto, in che senso esiste questo integrale? Questa funzione qua non è sommabile. E qua motivo. Come fate a dimostrare che questa funzione qua non è sommabile? Allora, questa qua va come 1 su x. Quando andate a prendere il valore assoluto, mettiamo che stiamo. Allora, vabbè, questo non è né pari né dispari, però
mettiamo che siamo per x positivo. Allora, questa, tutta questa roba è positiva, tutto questo è positivo, rimane solo il valore assoluto di questo. Il valore assoluto del coseno più seno è una cosa che fa così, più o meno. Il coseno più seno si annulla, però quando ci metti il valore assoluto, comunque, no? C'ha un periodo comunque 2π greco e pi greco no, perché a pi greco sia coseno che seno hanno un valore opposto, no? Quando aggiungo pi greco. Il massimo di sta funzione sarà radica di 2, però quando metti valore assoluto è una funzione che fa così. Quindi tu potrai dire che ci sono degli intervalli in cui questa funzione per esempio è maggiore di 1, degli intervalli periodici che si ripetono periodicamente. Allora, quando vai a fare su questi intervalli che si ripetono, allora, la funzione di valore assoluto su quegli intervalli che si ripetono periodicamente è maggiore o uguale di 1 su x o 1 su una costante su x, e a quel punto tu ti fai gli integrati, la costante su x su questi intervalli si ripetono periodicamente e vedi che diverge. Ok? Quindi questo integrale in che senso esiste? Esiste nel senso degli integrali impropri, cioè qua voglio essere un po' specifico, questo diciamo si deve calcolare così come il limite dell'integrale diciamo per r che tende a infinito, integrale da 0 a r di x più il limite per r che tende a infinito integrale da meno r da 0 più f di x è la stessa di prima. Perché scrivo i due limiti separatamente? Perché questo integrale è problematico, nel senso che la funzione non è sommabile, ma se scrivo i due limiti insieme è un altro integrale, si chiama integrale in valore principale, che potrebbe esistere anche qualora questi due limiti non esistano. Cioè, se questi due limiti esistono, esiste anche, mettete insieme e viene uguale al limite dell'integrale tra meno r e r di f di x di x. Però potrebbe succedere che l'integrale tra meno r e r, prendi per esempio la funzione a 1 x fratto x quadro più 1, ok? Questa qua se la vai a integrare da 0 a infinito, questa integrale fa più infinito. Se la vai a integrare da meno infinito e 0, ovviamente essendo l'isma di questa funzione fa meno infinito. Però se vai a fare il limite per r che tende a più infinito dell'integrale meno r è di x fratto x quadro più 1 di x, questo limite essendo la funzione di x fa 0. Ok? Quindi in questo caso esiste questo limite, ma se andassimo a fare questi due limiti separatamente per quest'altra funzione e andassimo a fare la differenza, non potremmo farlo perché avrebbe infinito o meno infinito. Invece in questo caso si può fare. Si può fare perché se andate, questa funzione qua è una funzione periodica che assume valori di segno alterno, cioè questa è positiva, questa è periodica di segno alterno, è periodica a media linea. E allora che cosa si fa? Si va a fare l'integrale di questa funzione sul primo intervallo dove questa è positiva, poi sul secondo intervallo dove questa è negativa, sul terzo intervallo dove questa è positiva. La stessa cosa abbiamo fatto in analisi 1 con la funzione sin x su x. Ok? E allora si dimostra che tutti questi integrali sono su questi intervalli sono i termini di una serie a termini di segno alterno decrescente infinitesima, quindi per Leibniz la serie di quegli integrali convergono, e poi si dimostra che la serie di quegli integrali è uguale a questo limite se vado da 0 a più infinito. Poi separatamente posso fare quello da 0 da meno infinito a 0 e poi posso sommare. Quindi esiste questo integrale nel senso degli integrali impropri. Questo lo sottolineo perché
diciamo, questo è un senso che si può dare agli integrali solo su R. Già dai da 2 in poi non si può fare. Però noi dobbiamo calcolarlo su R, nel senso di integrare in poi questo integrale esiste. Allora andiamo a cercare di calcolarlo usando le funzioni di variabili complesse. Ok? Ok. Allora, cosa vogliamo? Vogliamo usare come funzione ausiliaria della f di z uguale z più 1 per e alla iz fratto z quadro più 4z. Allora, queste due funzioni qua non hanno problemi, sono omofobe. Il denominatore è pure la funzione omofobe, però c'ha due zeri, quindi qua abbiamo, come al solito, due poli semplici. Quali sono questi due poli semplici? Allora, z4 più 4z più 5 uguale a 0, si può scrivere come 0 quadrato, scusate, z più 2 al quadrato più 1 uguale a 0. Quindi poi sono z uguale meno 2 più i e z2 uguale meno 1 meno 1. Ok, ora qua come possiamo fare? Qua dobbiamo integrare, allora, dovremmo poterlo fare in due modi. Allora, visto che questi due limiti esistono in maniera indipendente, io posso fare anche il limite da meno r a f, quindi posso fare un cammino che vada innanzitutto per un pezzo da meno r fino a f. Poi devo decidere come chiudere questo cammino. Allora, posso chiuderlo, dovrei poterlo chiudere così, questa è una possibilità, però stavolta attenzione che lo devo chiudere nel caso dell'esercizio precedente, io lo dovevo chiudere o con la semicirconferenza di sopra, ma lo devo chiudere anche con la semicirconferenza di sopra. Cosa cambiava? Cambiava che i poli li dovevo, diciamo, i residui li dovevo calcolare nei poli semplici di sotto e però i residui venivano di segno opposto, però anche il mio cammino veniva percorso stavolta in verso orario, quindi cambiamo due segni alla fine, uguagliamo, il risultato dell'integrale veniva lo stesso. Ok? Stavolta perché posso chiudere soltanto se vado di sopra? No, perché se vi ricordate, quando io vado a integrare questa funzione lungo la circonferenza di sopra,
la semicirconferenza di sopra, che cosa succedeva? Beh, questo pezzo di funzione va come 1 sul modulo 0, il modulo, però, quindi va come 1 su R, ma diciamo, la lunghezza di questa integrale va come R, quindi io non posso banalmente maggiorare come prima per dire che quel pezzo di integrale va a 0. Però, se vi ricordate, abbiamo dimostrato, mi ricordo che si chiama Lemma di Jordan, insomma, abbiamo dimostrato che c'era questo pezzo qui. La cosa che conta è che, diciamo, le z che stanno in questo semipiano hanno, diciamo, sono del tipo a più b con b maggiore di 0. Quindi quando io vado a fare e alla i a più b, mi veniva e alla meno b più ai. Ok? E questo è e alla meno b per e alla i. Ok? Ora, questo è un numero complesso di modulo unitario e questo qua era un numero reale, che era il modulo di questo, che se b è molto grande, questo tende a 0. Ora, è vero che non dappertutto b è molto grande, perché per esempio qua b è uguale a 0, ma qua b è uguale a m. Quindi, quando andavamo a fare questo integrale, abbiamo dimostrato un lemma che dice che quell'integrale in queste condizioni tende a 0. Cioè, quando avete un esponenziale con un certo esponente che dipende da z, vi dovete potete integrare su una semicirconferenza, e l'integrale, anche quando la semicirconferenza va infinito, tende a 0, qua sostanzialmente basta che l'altra funzione, mi pare che bastasse tendere a 0, insomma, no? Quindi, e però potete farlo solo nel semipiano dove la parte reale di questo esponente è negativa. In questo caso è molto semplice, perché la parte reale di questo esponente è meno la parte immaginaria di z. La parte immaginaria di z è positiva di qua, e quindi la mia semicirconferenza deve passare. Ok? Va bene. Allora, io che cosa avrò? Avrò che l'integrale tra meno r ed r di x più 1 fratto x quadro più 4x più 5, perché questo qui come lo parametrizzo? Lo parametrizzo come z uguale x, x che appartiene a meno r. Sto parametrizzando l'integrale lungo questo cammino qui. E poi ci devo mettere e alla x, ma e alla x non è altro che cosen x più i sen x. Poi più l'integrale su dcrq di f di z in dz, questo deve essere uguale a 2π i volte per il residuo di f in z1 più il residuo di f in z1 e basta, perché quelli due poli erano semplici e mi interessa soltanto il polo, questa cosa. Ok? Ora, poi naturalmente quando r tende a infinito, questo tende a questo r che tende a più infinito tende a 0,
e quindi quell'integrale è uguale a questa somma qua. Scusate, no, scusate, tende a questo. Questo tende, ho sbagliato qua. All'integrale da meno infinito e più infinito di x più 1 per cosen x più y sen x fratto x quadro più 4x più 5. Però questa integrale ha due integrali di due funzioni, una che è la parte reale e una parte immaginaria. Ci ricaviamo la parte reale ed è l'integrale della prima funzione. La seconda che è la parte immaginaria, diciamo, prendiamo il coefficiente che è l'integrale della seconda funzione, facciamo la somma e viene quell'integrale là. Ok, vediamo un po'. Allora, il residuo di f in z1 cosa devo fare? Devo fare, è un po' semplice, quindi mi basta fare il limite per z che tende a z1, quindi a meno 2 più i, di che cosa? Qua abbiamo z più 1 per e alla i z per z più 2 meno i fratto z più 2 meno i per z più 2 meno i. Questo si semplifica, quindi questo mi fa meno 2 più i meno 1, questo fa meno 1 più i, ok? Per e alla i z, quindi e alla meno 1 i vedi fa meno 1 meno 2 i fratto meno 2 più 2 se ne va, i più i fa 2. Quindi questo fa 1 su e, poi c'è 2i, poi c'è meno 1 più i e poi rimane e alla meno 2i che è coseno di 2, perché sarebbe coseno di meno 2 meno se i volte seno di 2, ok? Vediamo un po', coseno di meno 2 più i volte seno di meno 2, coseno di 2 più meno 2. Adesso cerchiamo di uguale 1 su e, 1 su 2 e, qua divido per i, qua mi viene 1 più i per coseno di 2 meno i seno di 2, quindi vediamo un po'. Uguale, qui abbiamo 1 su 2e, allora qua dovremmo avere la parte reale, dovrebbe fare coseno di 2 più seno di 2, coseno di 2 meno i per i fa più 1, seno di 2, poi abbiamo più i coseno di 2 a meno seno di 2, ok? Quindi andiamo a vedere se abbiamo fatto bene. Allora dovrebbe residuo, cancello, scrivo qua,
In realtà mi sono dimenticato sempre nel sito di, però ho dimenticato di copiarlo, dobbiamo moltiplicare sempre per 2π per 2. Quindi qua è pi greco i su e che moltiplica coseno di 2 più seno di 2 più i volte coseno di 2 meno seno di 2. Quindi moltiplicando per i, qua mi viene pi greco su e che moltiplica sen 2 meno cosen 2 più i volte sen 2 più cosen 2. Ok. Ora io che devo fare? Questo integrale deve fare la somma a più b, no? Perché, e quindi dovrebbe fare 2 pi greco su e seno di 2. Vediamo un po' dove la sono fatto bene. Ci sta proprio. Errore. Sì. Ci hai fatto bene. Ok? Oh, questo è un modo. Allora, questo è a più ib. Allora, a è l'integrale di questo, ib è l'integrale di questo, quello con i sen x. Però qua cosa c'è scritto? Il primo integrale della prima funzione quando moltiplico per coseno è a, l'integrale della seconda funzione quando moltiplico per seno è b. Quindi devo prendere di questo residuo, devo prendere a, devo prendere b senza la i e devo fare la somma. E quindi viene, quando fai la somma, seno di 2 più seno di 2 fa 2 seno di 2, coseno di 2 meno coseno di 2 fa 0 e viene 2 pi greco su 2 seno di 2. Questa è una possibilità. Vabbè, staccato, facciamoci un minuto.